Per prima cosa ricordati di prevenirla. Infatti presta attenzione quando compri la pianta e non rischiare di portare gli insettini proprio dentro casa direttamente dal vivaio. Poi ricorda che il vero grande nemico della cocciniglia è l'acqua e dunque apporta sempre una giusta quantità di acqua, perché le cocciniglie stesse saranno sfavorite nella riproduzione e propagazione da un ambiente ricco d'acqua. E ricorda di non sottovalutare mai l'importanza di potatura di rami e foglie nel caso fossero gravemente colpite. Questo soprattutto nel momento in cui le tue piante sono vicino ad altre. Quando identifichi una pianta malata, separala dalle altre piante che hai in casa per prevenire una diffusione e il contagio. Come rimedi casalinghi, possiamo per prima cosa prendere un pezzettino di cotone imbevuto di alcol e rimuoverle manualmente. L'alcol va a disinfettare le microinfezioni sulle nostre foglie, che possono portare ad altre infezioni. Se è un cactus, possiamo utilizzare un pennello. Poi possiamo utilizzare un altro trattamento specifico, e cioè quello di diluire dell'olio di lino, quello necessariamente specifico per le piante e non quello cosmetico, in acqua. Travasiamo in un contenitore spray e spruzziamolo sulle foglie. Infatti questa miscela terrà scivolose le superfici, rendendo impossibile alle cocciniglie aggrapparsi ai fusti delle foglie. E non solo, va a occludere lo scudo attraverso cui la cocciniglia respira e inibisce così le sue funzioni vitali. La stessa preparazione possiamo farla con l'olio di neem, diluendo 1-2-3 ml in un litro d'acqua. Questi trattamenti si possono utilizzare una volta al mese come trattamento preventivo o, in caso di infestazione, anche una volta alla settimana per un mese.